E l'alba, qui a chi depo oggi non c'è nemmeno una nuvola. È incominciata la mia camminata per vedere un po' di animali, che per 15 dollari sicuramente non vedrò i leoni, però non fa niente. Di un bufalo. Sì, abbiamo cambiato strada perché prima c'erano dei bufali e quindi non è molto sicuro passare avanti a dei bufali. Yes. And the other one was a bushbuck. The bushbuck that we see before. This is the red buck. Yeah. The water buck. Sono tornato dal safari trek, è stato carino, non ho visto animali di cui mi sarebbe piaciuto vedere, ma non importa, non posso pretendere di vedere chissà che cosa camminando. Sono di nuovo nel ristorantino e di nuovo i bufali sono tornati. Il bufalo, che è un animale abbastanza pericoloso, perché oggi abbiamo anche cambiato direzione quando ne abbiamo visti due insieme al ranger, però qua nel camp vengono tutti i giorni. Penso che ci sia una pozza d'acqua, perché si avviano verso il centro di questo luogo dove io mi trovo qui in questo momento e vedo che bevono, quindi dovrebbe esserci una piccola pozza d'acqua. È per questo che richiama un po' di bufali, un po' di facoceri, ogni tanto qualche water buck si avvicina. Kidepo National Park, nord dell'Uganda. Grazie.
oggi è tutto fermo. È incredibile. Non c'è una macchina, non c'è niente, non c'è nessun passaggio. Ho bisogno del passaggio per andare fuori dal parco nazionale. Sono da ore che sto aspettando, ma niente. Cosa succederà? Boh. Anche la cucina è chiusa perché non c'è nessuno oggi che è qui, che si ferma qui per mangiare. Sono da solo. Io e gli Angels, che non vedo nemmeno più loro. Solo e abbandonato nel parco nazionale di Kidepo. I facoceri stanno litigando. Perché litigano? Hanno finito adesso. Boh, chissà cosa pensano. E io sono ancora qua, bloccato oramai nel parco nazionale di Kidepo. Le ore passano e qui niente succede, se non qualche facocero che litiga. Ehi là, c'è la tosse? È ora di andare via dal Parco Nazionale di Kidepo. Dopo ore e ore di attesa ce l'abbiamo fatta. Comunque è sempre stato, è sempre bellissimo poter stare qua in mezzo alla natura. Adesso vediamo se vediamo qualcosa di interessante. Hopla! This is Jackson.